Buonasera a tutti i nostri telespettatori, siamo in diretta dalla Pala Cobilica di Prato per questa sfida valida come quinta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A1 che mette di fronte le padrone di casa della Touché Gruppo AF Prato e la formazione del Giomi Salerno. Frattanto ora potrete seguire anche la presentazione delle squadre. Abbiamo assistito alla presentazione della squadra ospite del Salerno ed ora tocca alle ragazze di casa della Touché Gruppo F. E ora la coppia arbitrale che è composta dai signori Anastasio e Zappaterreno, entrambi di Roma, che dirigeranno la sfida. Vediamo ora anche noi lettura delle formazioni delle squadre. La Touché Prato presenta con il numero 3 Svigac, con il numero 5 Martina Micotti, con il 6 Amerighi, con il 7 Rubino, con l'8 Borrini, con il 9 Della Maggiora, con il 10 Nicolai, con il numero 12 Blai, che è uno dei due portieri, il 13 Sandroni, il 15 Barbieri, il 17 Micotti Rebecca, il 18 Iamu, il 23 Martinelli, il 25 Ucchino, il 44 Felet, l'88 Saccenti, l'allenatrice Valentina Megli. E la formazione del Giomi Salerno, la numero 2 la cubana Rizzo Gomez, il numero 4 Dalla Costa, 6 Rossomando, 8 Avagliano, 10 Formato, 12 Di Giugno, 13 Stettler, 14 Baiciova, 15 Manolo Jovic, 18 Napoletano, 19 Ciociano, 23 Pinto portoghese, 24 Lauretti Matos. L'allenatore è il signor Ancona Francesco. Sfida difficile quest'oggi per la formazione della Touché Prato che affronta il Giomi Salerno che è secondo attualmente in classifica con 27 punti alle spalle del Pontinia. È una delle candidate che lotterà fino alla fine per la conquista dello scudetto tricolore. La squadra campana ha iniziato questo girone di ritorno con 4 vittorie consecutive. Ricordiamo, siamo alla quinta giornata del girone di ritorno. Mentre la Touché con 12 punti, la matricola Touché Gruppo F Prato, il cui obiettivo stagionale è quello della salvezza, per la prima volta disputa il massimo campionato, appunto questo di Serie A1, ed è reduce dalla vittoria nello scontro diretto in chiave salvezza di sabato scorso sul campo del Mestrino, un 25-26
dopo una partita molto combattuta. Frattanto ha preso il via la sfida qui al Pala Kobilica di Prato, manovra il Salerno. Ruba palla Svigac e per Iamu che va a realizzare Charity Iamu. Ricordiamo, Charity Iamu è stata ferma per diverso tempo, un paio di mesi, a causa di un infortunio, la frattura del metacarpo, ed è rientrata proprio sabato scorso con il Mestrino. Giocatrice, intanto c'è la parata ora di Blai, dicevamo Iamu, Charity Iamu, giocatrice fondamentale nell'economia del gioco della squadra pratese, e ricordiamo che fino frattanto un'altra parata di Blai, dicevamo che fino all'infortunio era la capocannoniere del campionato di Serie A1. Manovra ancora Salerno, frattanto sugli scudi in queste prime battute di gioco il portiere pratese Blai, autore di due ottime parate. Ancora un'altra parata, recupera palla Svigac e può ripartire Prato, che ha avuto subito un approccio positivo alla partita, anche se dobbiamo dire che non sono queste le partite in cui la squadra pratese dovrà cercare di far punti per la salvezza, ma saranno quelle che arriveranno in rapida successione nelle prossime giornate. Svigac, Borrini, ora Charity Iamu, Martinelli, c'è da andare al tiro, c'è passivo, lo fa Charity Iamu ma subisce fallo. C'è ancora passivo e bisognerà andare velocemente al tiro. Lo fa Charity Iamu, tiro ribattuto e continua a esserci passivo, si rimette dall'angolo. Borrini per Iamu, penetrazione, ancora fallo. Passivo Martinelli, tiro alto, può recuperare il portiere Riso Gomez e può rimpostare Salerno, e dall'ala va a realizzare la numero 24 Lauretti Matos, e dopo 3 minuti arriva l'1-1 del Salerno. Salerno che nella prima parte di campionato, nel girone d'andata, era stata anche in testa alla classifica, ma ricordiamo che tra Salerno e Pontini, ha frattanto il sottomano di Svigac con la parata del portiere Gomez, palla però recuperata da Prato, c'è il fallo e 9 metri per Prato. Dicevamo, Pontinia e Salerno sono le due maggiori candidate per la conquista del titolo tricolore, poi ci sono Erice a 24, Brixen a 23, queste 4 squadre, la classifica un po' divisa a blocchi, queste prime 4 squadre sono nettamente superiori al resto del gruppo. E ora la sviga, la Martina Micotti dall'ala, non c'entra lo specchio della porta e può ripartire Salerno. Infrazione della numero 4 Dalla Costa, può ripartire Martina Micotti che va a realizzare Martina Micotti, e porta avanti 2-1 Prato quando se ne sono andati 4 minuti e 30 di questo primo tempo. Palla dentro in posizione di pivot per la numero 18 Napoletano, che va a realizzare. Dall'altra parte riparte Prato con Beatrice Borrini, che va a realizzare e riporta avanti Prato. Siamo già dall'altra parte, la numero 24 Lauretti Matos va a realizzare.
inizio scoppiettante della partita, primi 5 minuti le due formazioni sono sul 3-3, c'è la conclusione di Charity Yamu fermata fallosamente. E si riparte con la punizione già battuta. Charity Yamu, la conclusione deviata, si ripartirà con la rimessa dall'angolo per Prato. Borrini, Ucchino, Svigac, Martinelli, Charity Yamu ancora fermata. Si riparte con i 9 metri, gli arbitri portano alla distanza regolamentare. Ucchino, la parata però di Gomez, si era liberata bene Ucchino in posizione di pivot, ma c'è stata la parata di Gomez, mentre dall'altra parte la numero 24 Lauretti Matos va a siglare la sua terza rete personale e porta avanti al sesto minuto e 30 il primo vantaggio per Salerno. Salerno 4, Prato 3. Frattanto dobbiamo sottolineare anche la presenza di un gruppetto di tifosi del Salerno. Sono 6 che hanno affrontato questa lunga trasferta per venire a sostenere le proprie ragazze. Manovra Prato, Yamu, penetrazione, tiro alto, non c'è stato fallo, può ripartire Salerno. Lancio lungo per la numero 13 Stettler, che va a realizzare, e Salerno ora si porta sul più 2, 5-3 Prato, 5 Salerno. Manovra ora Prato, Svigac dall'ala per Martina Micotti, che va a realizzare il suo secondo gol personale e accorcia Prato sul 4-5. Dall'altra parte Baciova, palla però recuperata da Dalla Costa. Manovra ancora Salerno, che fa girare palla. Baciova e poi la conclusione del numero 15 Manolovic, che va a realizzare. Va a realizzare per il Salerno, che si porta sul 6-4. Quando sono passati 9 minuti di questo primo tempo. Svigac per Borrini, che va a realizzare, palla proprio nell'angolino alto alla destra del portiere Gomez, giocatrice cubana classe 95, portiere del Salerno. No, scusatemi, sto facendo un po' di confusione io. Mi scuso con gli ascoltatori. Il numero 23, il portiere Pinto, il portiere portoghese Pinto. Riso Gomez non è il portiere, ma è la numero 2 che attualmente è in panchina. Mi scuso con tutti i diretti interessati. E veniamo ancora in cronaca diretta con il tiro del numero 15, Manolo Lovic.
che viene parato da Blai. E ora ancora una parata di Blai, palla recuperata ancora da Salerno, dalla Costa all'ala. Pallonetto però alto del numero 24 Lauretti Matos. E può ripartire Prato. Svigac. All'ala per Martina Micotti, costretta a ripartire. Charity Yamu, fermata, si riparte con i 9 metri. Ucchino Svigac riesce in qualche modo a controllare la palla, poi sull'ala per Micotti, Svigac dentro, però c'è fallo su Martinelli. Si ripartirà con i 9 metri per Prato. Ancora Martinelli, Svigac, la conclusione della giocatrice croata che però si perde al lato della porta difesa da Pinto e può ripartire Salerno. Fa girare palla in velocità la formazione salernitana che va a realizzare con Napolitano, il capitano della formazione, classe 85. Segna il suo secondo gol personale. Frattanto il cronometro segna il 12° minuto di questo primo tempo. Manovra Prato ora con Yamu, Martinelli, Ucchino. E ci dovrebbero essere, no, c'è l'ammonizione, l'ammonizione per Baciova. Se non andiamo errati, per la numero 14, per questo fallo su Svigac. Manovra ancora Prato. Borrini dentro per Ucchino, che si libera e va a realizzare, e va a realizzare Ucchino, ma ci sono anche 2 minuti, ci sono anche 2 minuti per la numero 18 Napolitano. Prato ha accorciato a meno 1, 6 Prato, 7 Salerno, che ora gioca senza portiere per sfruttare la parità numerica delle giocatrici di movimento. Manovra Salerno, però non controlla sull'ala la numero 24 Lauretti, e può ripartire Prato. Martinelli, Svigac, c'è però 9 metri Prato, ancora la formazione di casa che manovra, e c'è time out richiesto dalla panchina pratese, dall'allenatrice Valentina Melli. E 13 minuti e 48 secondi di questo primo tempo che vede Salerno in vantaggio per 7-6. Una formazione pratese, quella della Touché Gruppo AF, che fino a questo momento ha approcciato bene la partita e resta aggrappata alla partita. Massimo vantaggio del Salerno finora sono stati 2 gol. Ricordiamo naturalmente che, come dicevo prima, queste non sono le partite
dove la squadra pratese deve andare a cercare i punti per la salvezza, visto il divario tecnico fra le due formazioni. Però alla formazione allenata da Valentina Megli si chiede una prova di orgoglio, di carattere, cercare quanto più possibile di rimanere attaccate alla partita contro un avversario che naturalmente è di caratura superiore. Manovra Svigac, Martinelli, Iamu. Iamu, Micotti. C'è passivo, palla sbagliata, il lancio su Borrini viene recuperato dalla numero 14 Baciova e può ripartire Salerno, che è ancora in inferiorità numerica per i due minuti inflitti a Napolitano, ma ora sta giocando senza il portiere per sfruttare appieno tutte le giocatrici di movimento. E c'è ora la conclusione, il sottomano di Dalla Costa, che sorprende Beatrice Blai e va a realizzare, riporta Salerno sul più 2. Svigac va a guadagnarsi un tiro di rigore, c'è il fallo sulla giocatrice croata che va anche a tentare la trasformazione del tiro dai 7 metri e va a realizzare Svigac il primo gol personale e riporta Prato a meno 1. Frattanto torna la parità numerica e rientra tra i pali Pinto, la portoghese Pinto. E ora la formazione allenata da Francesco Ancona a manovrare. Baciova e poi dall'ala va a realizzare la numero 18 Napoletano, terzo gol personale anche per lei. Siamo già dall'altra parte, Borrini, fallo e difesa in area di Borrini, che con una penetrazione dall'ala ha costretto al fallo la numero 18 Napoletano. Si arrabbia il tecnico del Salerno. C'è il tiro dai 7 metri ancora per Prato e va a realizzare ancora Svigac. E tiene sempre Prato a meno 1. Dalla Costa. Giro palla della formazione campana. Baciova, Ucchino ferma Dalla Costa, punizione 9 metri per Salerno. Dalla Costa, la finta e la penetrazione e la traversa, però la palla è recuperata a metà campo ancora da Salerno, che può manovrare ancora in avanti. Dalla Costa, Baciova, conclusione dalla distanza, ancora una traversa, contropiede, sbaglia il lancio Svigac per Iamu e può ripartire Salerno. Non c'è fallo per i direttori di gara, può ripartire Prato. Iamu, fermata fallosamente, 9 metri Prato. Stiamo assistendo ad una bella partita qui al Palaco Bilica di Prato fra Tusce e Salerno. Palla recuperata da Martinelli. Svigac. Iamu. Passivo. Bisogna andare al tiro.
Svigac lo fa, ma il tiro è alto. Gli arbitri hanno visto una deviazione, quindi c'è la rimessa dall'angolo per Prato, lo fa Micotti per Iamu. Martinelli, bisognava andare al tiro, c'era passivo, non è stato fatto, c'è il fischio dei direttori di gara e si riparte con Pinto che rilancia per Baciova. Palla dentro e va a realizzare il numero 13 Stettler, servita in posizione di pivot, non ha avuto difficoltà a battere Blai. E ora dall'altra parte, palla ancora recuperata, sbaglia, due errori di Prato, contropiede e va a realizzare la numero 18 Napoletano. Due errori consecutivi di Prato in fase d'attacco e Salerno si porta al minuto 20 quasi sul più 3, 8-11. Massimo vantaggio di questa prima parte della partita. E ancora un errore in fase d'attacco, contropiede, Napolitano va a realizzare il suo quinto gol personale, porta a più 4 tre errori consecutivi in fase d'attacco per la formazione pratese, sono stati pagati subito a caro prezzo. Salerno non ha perdonato, palla recuperata, transizione e gol in tutti i casi della formazione salernitana. E ora c'è il gol di Charity Iamu, suo secondo gol personale. Dalla costa, dentro però tiro alto, tiro altissimo. E poi dall'altra parte il pallonetto di Ucchino. Dall'altra parte il pallonetto di Ucchino. E ora in campo anche la numero 9 Squizziato, che non avevamo noi. Intanto ora c'è il time out richiesto dalla panchina del Salerno. Ricontrolliamo un po'. Ricontrollavamo un attimino le formazioni, non avevamo sul nostro il numero 9 Squizziato. Time out quando se ne sono andati 21 minuti di questo primo tempo, che sta vedendo un Prato, una Touche Prato che resta attaccata alla partita. 10-12 Salerno, 10 Prato quando se ne sono andati 21 minuti di questo primo tempo. Finora le ragazze pratesi rimangono attaccate alla partita contro una squadra superiore, ricordiamolo, insomma lì in testa alla classifica, 28 puntini a 27 Salerno, una squadra nettamente superiore. Si riparte dopo il time out richiesto da Ancona, il tecnico della formazione del Giomi Salerno, che ora manovra in attacco. Recupera palla però Svigac e si invola verso la porta e va a realizzare Svigac, terzo gol personale della giocatrice croata che riporta Prato a meno uno.
Manovra ora a Salerno. È entrato anche il numero 8 Avagliano. Conclusione da fuori del numero 15 Manolovic, secondo personale per l'atleta del Salerno. Poi c'è la conclusione di Borrini, parata, non ravvisa nessun fallo il direttore di gara. Dall'altra parte va a realizzare dall'ala il numero 18 Napolitano, classe 85, capitano della squadra e finora miglior marcatrice della partita con 6 reti. E con Salerno che ritorna a più 3. Iamu, penetrazione di Iamu, fermata fallosamente, si ripartirà con i 9 metri per Prato. Ucchino, Svigac, Iamu, Svigac, Borrini, scusate, Barbieri, che ora è entrata all'ala della Maggiora per Ucchino. C'è il fallo, ora sono cambiate le due giocatrici all'ala per Prato. Iamu va al tiro, murato. All'ala ci sono ora Barbieri e della Maggiora. Sotto mano di Svigac, smorzato, può ripartire il contropiede e va a realizzare il numero 9 squiziato. Va a realizzare squiziato e porta Salerno sul più 4. Al 24esimo, più 4 per Salerno, finora il massimo vantaggio della partita. Un Prato che comunque, una Touché Prato che comunque sta tenendo bene il campo contro un avversario di caratura superiore. Sbaglia però Iamu, ma c'è il fallo. Già battuto. Svigac dentro per Ucchino, finisce per perdere la palla e può ripartire il contropiede con Napolitano che va a realizzare. Il capitano del Salerno va a realizzare il quinto gol, il settimo gol personale, più 5 Salerno, che ora lentamente, piano piano, sta guadagnando, sta allungando nel punteggio. Ancora un errore, un passaggio sbagliato per Ucchino. E può ripartire la formazione del Salerno, che ora rallenta un attimo il gioco, fa girare palla, più 5 quando mancano 4 minuti e mezzo alla fine del primo tempo. E recupera palla Svigac, però la palla è uscita fuori e ci sarà rimessa laterale per Salerno. Aveva rubato palla Prato, però non è riuscita a controllare Svigac, la palla era uscita e quindi si riparte ancora con Salerno in avanti. Avagliano, squizziato, Manolovic, fermata da Ucchino. Fallosamente l'arbitro ritiene il fallo del capitano del Prato da 2 minuti e Ucchino si prende i primi 2 minuti in casa Prato della partita. Finora una partita dobbiamo definire abbastanza molto corretta, pochi falli, e finora i 2 minuti sono toccati alle due capitano delle due formazioni, Napoletano in casa Salerno e Ucchino proprio ora per quanto riguarda la formazione della Touché Prato. Frattanto c'è un problema
al cronometro che si è azzerato, quindi va riportato al tempo, eravamo intorno al 24esimo. Allora c'è una variazione, ora si va all'indietro con il tempo per questi ultimi 3 minuti e 44 secondi. E si riparte, 3 minuti e 40 alla fine di questo primo tempo, con Salerno che conduce di 5, 16 a 11. Ed è in possesso di palla, però la perde, la recupera Svigac. Sbaglia il passaggio, però c'è il fallo della numero 8 Avagliano, che si va a prendere 2 minuti per il fallo sulla Svigac. E quindi Prato ora, ecco l'uomo in più superiorità numerica per Prato, che però non la sfrutta. Passaggio sbagliato di Charity Amo, che va a colpire le gambe di Della Maggiora e finisce fuori, e così può ripartire Salerno. Che avendo Avagliano fuori, gioca senza portiere per avere la parità numerica. E intanto c'è la parata di Blai, di Beatrice Blai, però c'è la rimessa dall'angolo per Dalla Costa. Baciova e poi dall'ala il palo, ancora Salerno, però è più lesto a recuperare, c'è il fallo e c'è il rigore su Squizziato, il primo rigore se non vado errato per il Salerno. Va Baciova, la giocatrice slovacca, va a realizzare il tiro dai 7 metri e porta sul più 6 a 1,40. E ora Prato che manovra, Svigac, il tiro, la parata. C'è però il fallo, si riparte dai 9 metri. Sbaglia ancora, non controlla Charity Amo, la palla si perde fuori dalla linea laterale. È un po' il secondo errore, anche pochi minuti fa c'era stato un passaggio errato e un mancato controllo. E ora Salerno, quando mancano 49 secondi, a gestire palla in avanti. Baciova, Squizziato, che va a realizzare in posizione di pivot, più 7. Il tiro di Svigac si perde fuori. E ora l'ultimo tiro a disposizione Salerno, e va a realizzare con Napolitano, che non perdona, 8 reti per il capitano, 15 secondi, più 8 Salerno. Il tiro ribattuto, lancio lungo per Squizziato, che va a realizzare a pochi secondi dalla fine. Una partita finisce il primo tempo 11 Prato, 20 Salerno. Una formazione pratese che era rimasta in partita per, diciamo, tre quarti di gara, forse anche di più,
1-2-3 massimo gol di vantaggio per la formazione del Salerno, che però è stata implacabile in questi minuti finali della prima frazione. Ha sfruttato tutti gli errori in fase d'attacco, le palle perse da Prato e non ha perdonato. E finisce il primo tempo con il Giomi Salerno in vantaggio qui alla Pala Cobilica di Prato per 19-11, e noi ora ci risentiamo fra circa 10 minuti.
Torniamo in collegamento qui dalla Palacobilica di Prato, sta per riprendere il secondo tempo della sfida fra Touché Gruppo F Prato e Giomi Salerno. E il primo tempo si è chiuso con la formazione salernitana in vantaggio di 9, 20-11. La formazione ospite ha allungato nella parte finale del primo tempo, mentre diciamo per tre quarti di gara il Prato, al cospetto di un avversario superiore, era riuscito a tenere bene il campo e a limitare il passivo. Eravamo sul più 2, più 3, al ventesimo più 4, 8-12, poi progressivamente anche per una serie di errori in fase d'attacco, palle perse da parte di Prato e naturalmente il maggior tasso tecnico della formazione del Giomi Salerno, che è seconda in classifica alle spalle del Pontinia che appunto ha giocato anch'esso, stava giocando stasera a Padova. Non abbiamo ancora il risultato. Comunque una delle formazioni, come dicevamo,
candidata a vincere il titolo tricolore o a lottare per vincere il titolo tricolore. È già ripreso il secondo tempo nelle file del Prato, a difesa della porta è entrata ora Elena Felet, classe 99, una delle nuove giocatrici arrivate quest'anno a Prato. C'è ora un fallo in attacco e può ripartire la capitano napoletano, che va a realizzare il suo nono gol personale e porta Salerno sul più 10. Altra palla persa e altra rete del numero 14 Baiociova. Palla dentro e c'è il fallo su Sandroni. Manovra ora Prato in attacco. Prato deve cercare naturalmente di non mollare e di giocare comunque la sua partita. Svigac, Martinelli, Iamu, ancora Svigac, il tiro, la parata di Pinto. Palla rimessa laterale per la Touché. Charity Iamu, Svigac, Borrini, Iamu, Micotti, Iamu, la conclusione e la rete di Charity Iamu, la sua terza personale. Ricordiamo che la ragazza classe 2005 del Prato è rientrata proprio la scorsa settimana da un infortunio al polso, la frattura del metacarpo, mentre dall'altro lato va a realizzare ancora la numero 18 napoletano, decimo gol personale, e replica Borrini dall'altra parte. E ora ci saranno 2 minuti. No. Il direttore di gara aveva chiamato. Sì, consulta con il suo collega e ci sono 2 minuti per Martinelli. Quindi Touché Prato ora giocherà in inferiorità numerica. Più 10 per Salerno, che ha ulteriormente allungato in questo inizio di secondo tempo. Nove metri per Salerno, palla deviata, intercettata da Svigac, rimessa laterale Salerno, tiro respinto di piede da Felet, ancora rimessa laterale per Salerno, fermata, poi la penetrazione e la rete del numero 8 Avagliano, primo gol personale. E ora manovra Prato, sta giocando in inferiorità numerica per i 2 minuti inflitti a Martinelli. Svigac, palla persa ma c'è fallo, è entrata frattanto anche Rubino. Palla sull'ala per Borrini, Rubino, Charity Iamu, ancora Rubino, Iamu, c'è passivo, bisogna andare al tiro, lo fa Svigac, tiro, c'è però il fallo sul tiro della croata. Iamu, ancora Murato, il tiro di Iamu e può ripartire Salerno, però c'è un'infrazione di passi del numero 24 Lauretti che vanifica l'azione offensiva del Salerno.
che si è portato sul più 11 in precedenza, massimo vantaggio della partita. E ora Prato a manovrare, Rubino, Sandroni, Iamu, palla sull'ala, fermata Svigac, però c'è infrazione di passi, lancio, intercetta per un attimo Iamu, ma ci pensa Felet a deviare la conclusione della giocatrice del Salerno. E può ripartire Prato, Rubino, naturalmente ora in questo secondo tempo Valentina Melli dà spazio anche alle ragazze più giovani, come appunto la numero 7 Rubino. Iamu, è un errore, non controlla Micotti, Martina Micotti, palla che esce fuori e può ripartire Salerno. E dall'ala va a realizzare ancora una volta la capitano napoletano, undicesimo gol personale, miglior marcatrice dell'incontro. E ancora una palla persa, però c'è fallo in questo caso. Rubino, Iamu, Sandroni, Iamu per Sandroni, palla persa, può ripartire tutta sola, va a realizzare la numero 15 Manolovic, terzo gol personale. E va in panchina vediamo un attimo cos'è successo. No, ci sono i due minuti a Iamu. Ci eravamo persi mentre stavamo segnando la marcatura. Prato che c'è infrazione di passi e va a realizzare squiziato. Più 14, massimo vantaggio Salerno. E sbaglia ancora Svigac, ha mollato un po' Prato, no, più che mollato, troppi errori. Va a realizzare la numero 14 Bajociova. Più 15. E ancora un errore in fase d'attacco. E ancora un errore in fase d'attacco e va a realizzare dall'altra parte squiziato. Rientra ora Sandroni, si torna in parità numerica. Va a realizzare Sandroni. E dall'altra parte manovra Salerno. La rete della numero 15 Manolovic, quarta rete personale
per la ragazza classe 2002 del Salerno. Frattanto c'è stato un cambio e vediamo anche il gol ancora di Squiziato. Prende decisamente largo Salerno con un Prato che sembra avere un po' mollato, troppi sbagli, troppi errori. Ora giustamente Valentina Megli in questo secondo tempo sta dando un po' spazio anche a tutte le ragazze, ma lo stesso sta facendo anche Salerno. Per esempio ora è entrato il e c'è il palo di Iamu. Transizione, gol del numero 14 Baiociova. Il punteggio ora è 14 Prato, 32 Salerno. Prato che in 10 minuti della ripresa ha segnato solo 3 reti. Questo la dice lunga. Altro errore. Riparte Salerno, il tiro del numero 10 formato, respinto da Felet. Che incita le proprie compagne a non mollare. Squiziato, Avagliano, penetrazione fermata, però c'è fallo, 9 metri Salerno. Traversa colpita dal numero 14 Baiociova. Può ripartire Prato, che ora schiera Borrini, Svigac, Martinelli, Iamu, Sandroni e Micotti insieme a Elena Felet in porta. E va a segnare Svigac il suo quarto gol personale. C'è il fallo e i 9 metri per Giomi Salerno. Che in questo, ripeto, secondo tempo ha preso decisamente il largo. Prato anche un po' calato nella ripresa. Tanti errori e naturalmente anche il divario tecnico. Per ora Borrini recupera una palla, il lancio per Martina Micotti e la parata di Di Giugno, classe 2002, che è entrata in questo secondo tempo a sostituire la portoghese Pinto, che aveva difeso la porta del Salerno nella prima frazione di gioco. Ora manovra Martinelli, Svigac, Iamu, all'ala per Martina Micotti. Appara ancora Di Giugno. Squiziato, fermata. Si riparte dai 9 metri. Prato che in questo secondo tempo non riesce più a trovare la porta. Ricordiamo che aveva chiuso il primo tempo con 11 reti all'attivo.
e siamo già a metà della ripresa, ne ha segnate solo 4 in un quarto d'ora. Avagliano, penetrazione, tiro alto, però per l'arbitro c'è il fallo e ci sono anche due minuti per Charitiamu. E va a realizzare il rigore formato. Va a realizzare il rigore formato. 15 Prato, 32 Salerno. Svigac. Amerighi, altra giovanissima, entrata in campo, un sottomano di Svigac, parato, può ripartire in contropiede, va a realizzare la numero 14 Bajociova, quinto personale per la giocatrice della Slovacchia, di nazionalità appunto slovacca. Manovra ora Prato, Martinelli, Amerighi, il palo colpito da Amerighi. Palo colpito da Amerighi, palla recuperata in difesa da Svigac. Riparte Amerighi, lancio per la numero 17, ma Rebecca Micotti, che però si fa parare la conclusione da Di Giugno. Martina Micotti, Rebecca Micotti, classe 2006, una delle più giovani. Ricordiamo che poi c'è Martinelli, classe 2007. E la rete del numero 4 Dalla Costa. E siamo a più 20, siamo a più 20 al sedicesimo del secondo tempo. Quindici Prato, 35 Salerno. Un Prato che in questa ripresa non riesce a trovare la porta. Solo 4 le reti segnate. Sandroni controlla, Iamu, Svigac, Martinelli, poi c'è il fallo, si ripartirà dai 9 metri. Svigac va a realizzare Svigac il suo quinto personale, miglior marcatrice in casa Prato. E dall'altra parte la parata di Felet e poi ancora la doppia parata anche sulla conclusione del numero 10 formato. Palla si impenna ma viene recuperata dalla formazione del Salerno. Fermata l'azione offensiva, si riparte dai 9 metri. Dalla Costa, squizzato. Penetrazione della numero 9 che c'entra il palo, sbaglia il rilancio Svigac e va a realizzare la numero 10 formato. C'è anche un po' di scoramento nelle ragazze del Prato.
sempre più 20 di vantaggio per Salerno, 16 Prato, 36 Salerno, il tiro di Martinelli alto, ma c'è la punizione, 9 metri per la squadra ospite, per Prato, scusate. Yamu, penetrazione, tiro, e c'è il fallo, difesa in area, tiro di rigore per Prato. Sarà ancora Svigac, l'atleta croata. E però para Di Giugno, palla recuperata, però è possesso palla Salerno e c'è time out chiesto questa volta dalla panchina del Salerno. Dicevamo Svigac, miglior marcatrice in casa pratese con 5 reti, ragazza arrivata ora dal mercato di gennaio, proveniente dall'Erice, anche se giocava in una squadra siciliana di serie A2. ...19:50 di questo secondo tempo, mancano 9 minuti e mezzo al termine della partita, che vede Salerno avanti di 20, 36-16... dopo un primo tempo che si era chiuso sul 17-11 per la formazione del Giomi Salerno. Tusce Prato che ha retto bene per quasi tutto il primo tempo. Salerno uscito fuori proprio nei minuti finali del primo tempo, dove ha approfittato di una serie di errori. Ora naturalmente, come dicevo, il tecnico Valentina Megli in questo secondo tempo sta dando spazio un po' anche a tutte le altre ragazze della rosa. Questo secondo tempo Salerno è entrato subito in campo, ha approfittato di tantissimi errori Prato, sta conducendo di 20 e lo ripeto, un Prato in questo secondo tempo, Natucci, che non è più riuscita a trovare con continuità le reti come aveva fatto nel primo tempo. Penetrazione e rete del numero 8 Avagliano al suo secondo gol personale. Riparte Prato. Yamu va a realizzare il suo quarto gol personale. Charity Yamu, giocatrice di spicco della formazione pratese, che però è reduce da un lungo infortunio, una frattura al polso, al metacarpo, che l'ha tenuta lontana dai campi di gioco per diverse settimane, qualche paio di mesi, è rientrata proprio sabato scorso e deve un po' ritrovare la condizione e la mano. Comunque 4 reti per Charity Yamu, che ora manovra. Giocatrice che finché è stata prima dell'infortunio era la capocannoniere della Serie A1. Per questa giovanissima ragazza, classe 2005, convocata più volte sia nelle nazionali giovanili e anche nella nazionale maggiore, va ora al tiro Rebecca Micotti. Palla rimessa a Prato. Yamu, Micotti, Rebecca. Yamu, c'è passivo ora. Passivo, bisogna andare al tiro. Ci prova Yamu, ma subisce fallo. Quindi ci sarà
9 metri per Prato, ma bisognerà andare abbastanza velocemente al tiro. Lo fa Charity Yamu e va a realizzare il suo quinto gol personale. Aggancia la Svigac come miglior marcatrice in casa, appunto, Tusce Prato, mentre la miglior marcatrice dell'incontro è il capitano del Salerno napoletano, che ha realizzato 11 reti. E ora la rete della numero 15, Manolovic, anche per lei il quinto gol personale. Martinelli, Yamu, Micotti. C'è il fallo, 9 metri Prato. 9 metri Prato. È in campo anche la numero 10 Nicolai. Svigac, Barbieri colpisce il palo e ancora poi Nicolai, parato da Di Giugno. Può ripartire Salerno, si gira e però para, si gira la numero 24 Lauretti, ma c'è la parata di Elena Felet. Dall'altra parte errore Prato, lancio troppo lungo. La palla si perde lateralmente, bisogna riprendere con la rimessa laterale effettuata dal portiere Di Giugno. Classe 2002 che in questa ripresa sostituisce l'esperta Pinto, la portoghese Pinto, che aveva difeso la porta del Salerno nel primo tempo. E ancora una parata, quella della complicità del palo, poi va a realizzare Formato, il suo terzo gol personale, la giocatrice classe 99 del Salerno. Siamo a 5 minuti, dalla conclusione della partita. Palla recuperata da Baiociova, che va a realizzare il suo sesto gol personale. Salerno ha sfruttato al massimo tutte le palle perse da Prato. Tiro di Amerighi, può ripartire Salerno, che va a realizzare con Lauretti Matos il suo quarto personale e il gol numero 41. Si dilata il vantaggio. E c'è la rete ora di Svigac. Siamo a più 22, se non andiamo errati, più 22 per Salerno, 41 Salerno. E frattanto ora c'è spazio anche per un altro portiere, il terzo portiere del Salerno, Ciociano, classe 2004. Barbieri e la parata, della giovane portiere appena subentrata, classe 2004, è andata a respingere il tiro di Barbieri. Siamo alle ultime battute di questa sfida, tiro ora che sibila vicino al palo della porta difesa da Felet, che può rimpostare l'azione per
per Salerno, e ora c'è spazio anche per la giovanissima classe 2007 Saccenti, che ora è in possesso di palla, lo scambio con Martinelli, il tiro di Amerighi però si perde al lato. Ora rientra in campo Martina Micotti, squizzato all'ala per Formato, che viene fermata a 9 metri per Salerno. Squizzato va a realizzare il sesto gol personale, che porta a 42 le marcature per il Salerno. Dall'altra parte ci prova Saccenti, però ci sono i due minuti per Squizzato. E Prato che finirà la partita in superiorità numerica. E ora va a realizzare la numero 10 Nicolai. Gol per Nicolai. Poco più di un minuto al termine, più 22 per Salerno, che ora manovra. C'è il palo, la palla poi termina fuori. 50 secondi alla fine. Martinelli, poi il controllo di Saccenti, Barbieri, e va a realizzare la numero 23 Martinelli. Ha referto anche la classe 2007 della Touché Prato. 20 secondi alla fine, possesso palla Salerno, che avrà la possibilità di andare al tiro, e lo fa con il numero 15 Manolovic, ma poi il para Felette, c'è il lancio lungo, il tiro fuori, e arriva la sirena finale che sancisce la fine della partita, che vede Salerno espugnare per 42-21. Quindi più 21 il gap di vantaggio per Salerno. Diciamo, per Prato era una partita proibitiva, e lo sapevamo dall'inizio. Una Touché Prato che è stata in partita per buona parte del primo tempo, poi nella ripresa c'è stato un po' un calo, qualche errore, un po' di difficoltà nel segnare gol, e alla fine qui al Palarogai il Salerno si impone per 42-21 e resta nelle posizioni al secondo posto. Non sappiamo ancora il risultato del Pontinia, e le ragazze del Salerno vanno a salutare il gruppetto di tifosi che le ha seguite fin qui a Prato. Chiudiamo il collegamento dal Palacobilica ricordando il risultato: Salerno 42, Touché Prato 21. A risentirci ai prossimi appuntamenti.